Ciao ragazzi, siamo qui tornati a una nuova puntata del Free to Bycast qui su YouTube. Allora, come funziona questa puntata? Allora, questa puntata uscirà, se la sentite prima su Spotify, iTunes, se sono i podcast qua, uscirà alle 8 stasera sui vari distributori di podcast. Invece uscirà domani, non so quando, su YouTube, il canale con me, la mia faccia, la sentite solo la mia voce mixata. E allora siamo qui a parlare di un video in collaborazione su YouTube precisamente, però voglio portarlo anche su Spotify e vari, che doveva nascere come un video gameplay, solo che il mio computer non regge questo gioco, cioè, quindi l'ho provato perché non lo reggeva in caso di registrazione. Se la situazione non si appesantì abbastanza, e stiamo parlando di Citadel Forged with Fire, che è un massivo online sandbox RPG, quindi un gioco di ruolo prettamente online, dove crei il tuo personaggio e lo fai crescere esperienza insieme ad altri giocatori. E c'è qui un po' di roba. E c'è questo, diciamo, regno di draghi. Quindi c'erano pure i draghi, sono l'icona del gioco. E questo gioco è uscito il 1 novembre 2019, quindi diciamo relativamente recente. Sviluppato da Blue Eyes Studios, che è anche l'editore, però sviluppato insieme a Blue Eyes Studios e Virtual Basement. Ok? Questo gioco lo trovate su Xbox, PlayStation e PC. Però non sappiamo il prezzo perché mi hanno dato la chiave, ma quando ti hanno dato la chiave no, non so mai il prezzo, non lo vado mai a controllare. Allora, qui abbiamo davanti recensione per lo più positiva e tutte le recensioni nella media. Ciò vuol dire che quelle più positive sono quelle più recenti. 77% delle persone soddisfatta. E andiamo un po' a vedere il costo. Costa 34 euro. Porca puttana, non mi aspettavo così tanto. Sono qui a ribadire, ringrazio per essere stato invitato a provarlo. Per me è un onore, cioè chi si è mai immaginato che avrei potuto provare un gioco così? Allora, ragazzi, allora, questo gioco ve lo consiglio praticamente perché ha un'ottima grafica, però vi dico le prestazioni minime che devono esserci, ok? Dovete avere solo quello che vi serve, prettamente sono 8 GB di RAM in minimo, quindi vi consiglio un 16 GB di RAM per giocarci. Io ho giocato a tutto minimo avendo 8 GB di RAM. E una scheda video con me ho più di 2 GB di RAM appositi. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito qui su Free to Play Podcast, è tutto, alla prossima. Ciao!